Conosciamo tutti benissimo quali sono i due dolci tipici che fanno pensare subito a Natale. Parlo del panettone e del pandoro. Ma se per una volta provassimo a portare qualcosa di un po' diverso sulle nostre tavole, vi ho incuriositi un po', dite la verità. Prima di farvi vedere di che cosa sto parlando, però, vi do il benvenuto sul mio canale. E se questa è la primissima volta che passi per di qui e non mi conosci ancora, io sono Filippo e ti do il benvenuto da Filippo Sbeccheri. Il tronco di Natale è un rotolo dolce da servire nei giorni di festa. È una ricetta semplice ma d'effetto ed è un po' una variante del classico tronchetto di Natale. È composto da una base biscuit alla vaniglia con una crema al cioccolato bianco, gocce di cioccolato, ricoperta da una glassa al cioccolato fondente che poi viene rigata per dare questo effetto di corteccia. Ma vediamo subito come si prepara. Thank you.
Divertitevi a decorare il vostro tronco con ribes, ciuffi di menta, frutta varia, decorazioni in zucchero, insomma, come preferite. Se lo preparate in anticipo, ricordatevi di coprirlo con della pellicola trasparente e di posizionarlo in frigorifero. Non trovate anche voi che questa nuova versione del rotolo di Natale sia davvero carina? Inoltre, davvero più semplice da fare che magari da vedere così nel video. Ci metterete davvero pochissimo tempo. Inoltre, ogni passaggio è breve, dalla cottura alla preparazione e decorazione, quindi non vi preoccupate, è davvero alla portata di tutti. Io spero tanto, 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 tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel like e se avete qualche dubbio o qualcosa non vi è chiaro, trovate tutti i miei contatti nell'info box qui sotto. Inoltre, per non perdervi tutti i prossimi progetti di Natale, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella. Io però vi aspetto con tantissime altre sorprese anche sulle mie pagine social di Instagram, Facebook e TikTok. Per oggi siamo giunti alla fine, ma noi ci vediamo prestissimo. Ciao ciao, grazie!